Benvenuti a una nuova puntata di Wine Bar. Siamo tornati a Calitri, siamo sempre alla Locanda dell'Arco, in questa grotta particolarissima che è all'interno del palazzo Zambaglione, pare che si chiami Zambaglione, che poi mi ricorda tanto una cosa che è lo Zambaglione, quella cosa che si frulla. È una puntata particolare, molto anche i colori, molto particolare anche perché ho degli ospiti che fremono e che sono anche molto particolarmente motivati a fare battute. E quindi vorrei subito presentarmi una mia nuova amica che è venuta a condurre questa puntata con me e spero finalmente di aver trovato una conduzione. Barbara a favore, è abbastanza interessante. Barbara che mi fa un favore. Mi piace. Perfetto, allora cara Barbara a favore, vuoi gentilmente presentarci gli amici che stasera in convivialità, in allegria ci siamo venuti a trovare qui a Calitri? Certo. José Varroy Dalí. Beh, già ho stato ospite tante volte di Wine Bar, chi segue questa trasmissione lo conoscerà certamente, grande pittore, grande amico soprattutto e una persona con la quale veramente mi piace stare in compagnia. Emma Basile. Emma Basile è una persona che mi ha fatto conoscere Calitri in una maniera completamente diversa, mi ha fatto conoscere una realtà che è una realtà che veramente invito a venire a scoprire. Una realtà di paese albergo diffuso, non conoscevo questa terminologia, l'ho scoperta proprio a Calitri. Sono case ristrutturate, credo da un'unica società o con l'intervento del comune, dopo vedremo anche le immagini che avete girato insieme a una validissima guida. Oggi i nostri operatori sono stati qui dalla mattina, anzi quando sono arrivati mi hanno detto ma io mi hanno fatto una faticaccia stamattina, proprio perché giustamente li ho messi in linea. Li ho messi in linea, ma devono stare un po' più in linea anche perché mangiano tanto, quindi sono tutti piuttosto corpulenti. Ma chi fa wine bar purtroppo, come si dice, da questi mari va, questi pesci piglia. Infatti stasera mangeremo baccalà, proprio parlando di pesci. Allora, abbiamo ancora un altro ospite. Sandro Tacinelli. Giornalista di una di un periodico, che di un settimanale, no, giornalista quotidiano, che è Il Sannio. Il Sannio, siamo vicini al Sannio, presuppongo, siamo anche molto vicini. Quanto è distante qui il Benevento? Ma saranno un 40-50 km. Quindi perfettamente, diciamo, forse anche, di anche la provincia, ma forse. Confini, sì, siamo. Ma poi il Sannio, quotidiano abbraccia redazioni sia nel Molise sia nell'Irpinia, a Avellino. Quindi diciamo e che quindi è presente assolutamente sul territorio, ma è anche un esperto di enogastronomia, no? Anche addetto slampa di Slow Food Campania. Quindi. Beh, mi auguro che faremo finalmente pace con Slow Food, perché in tante puntate ho detto è qualcosina cui che non io ero, tengo moltissimo. Non ero molto d'accordo su alcune filosofie ultimamente che si erano sviluppate, però c'è sempre tempo per poter fare pace. Passiamo alla nostra destra, Luciano Caposela. Luciano è colui che praticamente ha voluto questa serie di puntate qui a Calitri, un amico che è già venuto in altre trasmissioni come ospite, è una persona eccezionale, quello che ha fatto per organizzare questa puntata veramente è qualcosa di eccezionale, lo devo ringraziare perché non era facile in questo territorio venire e fare una serie di puntate, è tutto merito suo e poi è anche il creatore di questi gioielli che la nostra amica Barbara sta indossando, che sono anche molto, molto belli e particolari, ma c'è un particolare, lui ha disegnato un gioiello bellissimo per Katia Ricciarelli ispirandosi a la sua opera preferita, che è l'Aida. E poi abbiamo Edo e Gigi ed Edo, i fate bene fratelli. Benissimo, i fate bene fratelli. Oh, come sono belli. Hanno fame. Allora, e proprio perché hanno fame, io inviterei i nostri amici del ristorante subito a portare un po' di baccalà così, perché so che stasera è tutto a base di baccalà. Però noi stasera non vogliamo parlare di baccalà, vogliamo parlare puro raw stock. Anche è perfetta questa, che tempo. Vogliamo parlare di qualcosa però di leggermente diverso dallo stock, anche se possiamo dire che una certa similitudine si potrebbe essere, perché parliamo di ereditarietà, parliamo di avere dei papà importanti se condizionano in qualche modo la propria vita. Io ho avuto, come dicevo prima, un papà magistrato, un papà che in qualche modo me l'ha condizionata la vita. Varroy ha avuto un papà che obiettivamente gli ha un po' condizionato la vita. I fate bene i fratelli hanno avuto un papà che gli ha condizionato la vita. Io credo che anche il nostro amico Caposela ha avuto un papà che gli ha condizionato la vita, quindi in qualche modo parliamo di ereditarietà, parliamo di padri. Sì, che
Però tutti quanti abbiamo detto che cosa fanno? Noi siamo comici. No, ho detto, ma va, ma guarda, ma sei scema, ma l'abbiamo detto. Siamo comici, capelletti, nostro padre non c'è bisogno, non c'è bisogno. Vostro padre era un capocomico. Capo comico. Non sappiamo se ci ha condizionato. Beh, io non lo so, com'è stato lo sviluppo del rapporto? Perché non sempre essere figli d'arte, infatti tu pensi che la chiave sia anche quella della discussione, diciamo. Certo, così. Certo, dammi una mano per centrare l'argomento. Sì, comunque, che non sempre essere figli d'arte può essere un privilegio. No, perché scopriamo tante volte, pure a cinema, proprio che stanno andando a figli d'arte, mamma mia, ma che sono proprio anche se è sempre meglio essere figli d'arte che figli di altri. Vabbè, comunque, però in parallelo nostro padre lui univa l'arte sul palcoscenico, sì, e l'arte della penna, perché era anche autore di commedie, è uno dei più vecchi soci della SIA. Scrivendo, sì, devi sapere che allora, sì, non c'era, sai, la macchina per scrivere una carta ne vedo tutti quanti, allora si scriveva a mano, bisognava dare una copia alla CIA e una copia alla questura, alla prefettura. Ah, sì, e allora si facevano le copie, se no non si poteva debuttare. E noi figli, sì, mano a mano che papà i fogli, ci passavamo i fogli alla e scrivevamo. E noi eravamo degli amanuensi. Entravamo come i vecchi frati, cioè, perché ci chiamavamo Fate Bene Fratello? Perché eravamo amanuensi. Ma veramente, poi me lo spiegate perché vi chiamate così. Ma adesso, perché la gente ogni volta che sente Fate Bene Fratello. È il grande fratello. Stavo dicendo il concetto di questo fatto. Pienso Baccalà. Allora, noi scrivendo, sì, imparavamo. Ma fa una specie di eco che fa. Sì, sì, sì. Sì, sì, ma è una vita che fa. Andiamo in America a lavorare, non lavoriamo così. Pensano no, ma perché hai detto? È uno che vuole per andare in guerra con l'America, ma tu ti faccio vedere che succede. Sì. Ho visto sta farina baccalà. C'è sta qualche cosa del poche. No, poi dopo arriva pure un baccalà. Allora, vorrei un attimo però che sempre il nostro amico ristoratore che ci ospita ci raccontasse che cosa stiamo per assaggiare, no? Perché stiamo per assaggiare possiamo definirlo un piccolo antipasto, no? Sì, un antipastino dei bocconcini di baccalà fritto. E perché abbiamo scelto il baccalà? Perché il baccalà era essendo un pesce sottosale, la tradizione voleva che le persone che non avevano metodi di conservazione diversi potessero tenerlo a maggior ragione per più tempo. Quindi, stasera assaggeremo delle varianti anche sfiziose come quella che state per assaggiare in questo momento. Il baccalà, che è un pesce chiaramente che in qualche modo viene conservato sotto sale, è fondamentalmente merluzzo, no? Penso che sia questo. Sì. È poi diventato parte culturale della tradizione dei paesi dell'entroterra proprio per questa sua capacità di conservazione. Quindi noi li troviamo in moltissimi paesi dell'entroterra, non solo qui a Avellinese, ma un po' in tutta la zona italiana, cioè in tutta Italia, questo rapporto con questo prodotto, che viene poi a diventare prodotto integrante di anche momenti tradizionali dell'anno. La Vigilia di Natale. La Vigilia di Natale è prevalentemente a Napoli. Sì, anche qui da noi si usa molto, sì. Allora, vediamo un attimo di interrogarci proprio su questo argomento. Stavi dicendo quello che loro sostenevano, dei genitori. C'è anche da dire che ogni essere umano è irripetibile, in particolare quando un artista di qualsiasi genere, di un grande talento, ancora più irripetibile, quindi un figlio, bravo che possa essere, non potrà mai, cioè farà sempre una pessima figura nei confronti, ma non perché non sia bravo, io non ho voglia di fare nomi, ma ci sono dei figli bravissimi, soprattutto anche nel teatro napoletano, ma poi facciamo il nome, il figlio a proposito, perdonami, di figli, io vorrei lanciare un breve innesto video che in qualche modo mi hai suggerito tu. Perché tu mi hai dato uno speciale che il TG1, mi pare il TG1, sì, speciale TG1 ti ha dedicato, che a me e ad altri figli e nipoti d'arte, sì. E quindi ho preso proprio a spunto una sintesi di questo servizio fatto da Marina Como. Marina Como, perfetto. In Campania, nei castelli romani, vive José, l'unico figlio del pittore Salvador Dalì e della moglie Gala. Genitori estrosi, anticonformisti, per il tipo di vita che conducevano, hanno preferito affidare il loro piccolo José a una famiglia italiana che lo ha allevato. Beh, devo dire che è molto difficile non avere dei ricordi
forti, perché mio padre, è vero che sono stato poco vicino ai miei, però ogni volta che io li incontravo era prima di tutto era una festa, e poi il modo in cui loro si comportavano, molto stravagante, dava sicuramente, lasciava sicuramente delle tracce. E per esempio mio padre, quando ero bimbo, mi accompagnava sulla spiaggia della Costa Brava e, indicandomi queste rocce formate dal mare, dal movimento del mare e del vento, mi indicava, dice, quella roccia cosa ti sembra? Non so, per esempio, ti sembra un pinguino? Io dicevo, forse sì, ma guarda che forse è un orso, guardala meglio. E da quel momento, a forza di spingermi, di instradarmi su questo modo di vedere le cose, ha acceso in me una grande fantasia, perché da quel momento in poi io non riesco più a vedere le cose in modo normale, io vedo le cose che si possono trasformare. È come una sorta di metamorfosi continua, dove uno vede una persona con tanti aspetti, un uomo che somiglia a un gatto o a un cane che somiglia a un essere umano, un paesaggio che magari può sembrare una donna sdraiata, e praticamente le nuvole per esempio, che prendono le varie forme. Bene, abbiamo visto questo filmato ispirato alla vita di molti figli di padri celebri. Stavi dicendo qualcosa? Stavo dicendo che... Stai facendo un nome. Sì, vabbè, forse non so se è il caso, ma Edoardo De Filippo, lo conosciamo tutti, è il figlio, bravissimo, ma veramente bravo. Edoardo, eh? Edoardo è il Edoardo De Filippo. Sì, ma il figlio di Edoardo... Lui è Edoardo. Edoardo, giusto, sì, è vero. Poi, Luca è di una bravura strepitosa anche lui. Però non vorrei paragonare un essere umano a quei mobili antichi o a quelle architetture antiche, anche delle chiese, che sono irripetibili, sia per disponibilità finanziaria, di tempo. Sono ogni essere umano, più è talentuoso e più è ripetibile, quindi qualsiasi figlio, con tutta la buona volontà e con tutta la bravura, la gente, quando lo vede ricordando il padre, dirà sempre, sì, però il padre, perché, o perché non c'è più, o perché la memoria talmente forte di un personaggio, in un certo senso danneggia. Anche perché il padre è una matrice. Certo. E il figlio è una fotocopia comunque. È strano come discorso, perché se noi pensiamo per esempio a Albert Einstein, i genitori di Albert Einstein non erano certamente geniali come il figlio, e il figlio di Albert Einstein non è stato assolutamente geniale. Adesso parlo solo per me, eh. Certo, tu invece sei un caso per no come... io non esisto, voglio dire, io veramente come figlio non esisto come genialità, però alle volte ci sono delle ingiustizie, perché il popolo, il pubblico si innamora di determinati personaggi, di determinata genialità in qualsiasi campo, che è ostica, non è propensa a vedere la bravura anche di un figlio di uno bravissimo. Ecco, quindi questa è una cosa che può essere molto pericolosa, cioè il fatto che potrebbe esserci un figlio bravissimo che non viene preso in considerazione perché il padre lo oscura. Dalla tua visione di giornalista, che cosa ne pensi di questa? Ti sarà capitato di intervistare padri e figli? Sì, il punto è questo, che come diceva lui giustamente, non sempre i figli sono fotocopie o possono essere uguali ai padri. No. E l'importante è che fra i due ci sia un feeling, nel senso che il padre non debba essere eccessivamente ingombrante. Il figlio è facilitato nella sua missione, perché si trova già in un ambiente che conosce. Un figlio di un pittore, da piccolo conosce già la tela, i pennelli, respira già l'aria dell'arte. Chi invece non è figlio di... gli artisti trova delle grosse però, guarda, difficoltà. Ti posso dire, parlando proprio della mia esperienza personale, io sono stato costretto a laurearmi in legge, ho detestato talmente tanto quella laurea e ho fatto tutt'altro nella vita, perché proprio sinceramente non mi interessava. Cioè, perché non l'hai fatto? Perché mio padre me l'ha imposto, proprio imposto. Mio padre era magistrato. Questo è uno dei casi negativi. Non lo so se è un caso negativo o positivo. Ma non è negativo, io ho fatto la stessa cosa, io non volevo fare tutto meno che il pittore, da ragazzo ho fatto l'attore, al cinema, nei fotoromanzi. Ti è stato imposto di fare il pittore? No, anzi
anzi, mio padre non vuole, no, ma non è, voglio dire, però le aspettative della famiglia sono diverse. Famiglia. Mia madre voleva che io facessi l'attore, mio padre non voleva che io dipingessi perché l'ambiente era quello che, insomma, voglio dire, ci sono tante le cose che concorrono. Senz'altro. Sì, ma alla base, secondo me, ci deve essere in sacro fuoco. Tu non puoi diventare bravo solo perché sei figlio di. Devi avere qualcosa dentro di te, perché già nel nostro campo fare l'attore non è. Noi non crediamo, per esempio, a tutte quelle accademie di questo nome così grande. Ma se non hai dentro di qualcosa, la scuola di. Aspetta, ma già parla che sta zitto. Guarda, aprendo troppe parentesi e piglia la corrente. Il carro di no, te, no, voi, aspetta, voglio dire una cosa, voglio dire una cosa, che la scuola di recitazione, la scuola di teatro, possono servire a tirarti fuori a formare, quello che hai, sì, certo. Ma non inventarlo in te, perché non c'è niente da fare. Il nostro è un cantiere dove non ci sarà mai scritto personale al completo, però, no? È sempre aperto. Chi è bravo, chi lo sente, lo so, però, si tratta di affinarlo, di tirarlo fuori. Però è obbligatorio anche soffermarsi su un altro aspetto. Che non tutti quelli che sono bravi e che hanno talento e che hanno voglia di tirarlo fuori sono facilitati dall'ambiente o dalle situazioni dell'ambiente. Ne vedremo molti di meno, ma molti. Cioè, ci sono, insomma, è un discorso piuttosto complesso. No, magari, ma noi saremmo felicissimi se almeno nel nostro settore vedessimo solo quelli bravi. Io non praticamente bisognerebbe togliere alcune reti Rai, anzi devo dire alcune reti Mediaset, devo dire che molti talenti, proprio in virtù di questo riconoscimento, di questa grandiosità, di questo gran talento, vengono oscurati in favore di chi non vale niente. Io voglio fare un nome che forse lo conoscete sicuramente, Federico Salvatore, per me è un grande, è un grandissimo artista, è veramente. Ma ha voluto cambiare strada, Federico ha voluto cambiare strada e il pubblico non ha gradito. Ha un grandissimo. Cioè, questo mi interessa approfondirlo, cioè in che senso ha voluto cambiare? Che Federico era un bravissimo, diciamo, anche cabarettista, ha avuto successo con quella canzone divertentissima, Ninna Nanna, fatta di parolacce, un bambino che. La mamma che usciva gli lasciava il bambino al marito e poi il suo bambino non prendeva sonno, insomma ha avuto un gran successo. Nel momento in cui è andato a Sanremo e ha fatto quella canzone che si chiamava Sulla porta. Questo gay, questo in quel momento io parlo dell'artista. No, capito. Ti voglio dire, in quel momento si è fermata la sua carriera. Federico prendeva ci vediamo anche lui, lo salutate due tre volte. Federico era arrivato a prendere 20 milioni a serata. Federico voleva sapere come mai non andava più da Maurizio Costanzo. Tu da Costanza sei andato e facevo un cabarettista, un scemo. Quando hai cominciato a fare la canzone seria, forse che a te ti è molto congeniale, ma gente, non servivi più a. No, né a Costanza, perché. Ma no, che non serviva a Costanza. Non servivi più. No, Costanza ha capito che non eri più persona. Che non, non serviva più in quel format. Ti spiego, perfetto. No, non è che era. Comunque. Senti, voi avete in questo momento citato un mostro sacro che è Sanremo. Vorrei un attimo lanciare un servizio che abbiamo realizzato attraverso un nostro operatore, un nostro amico giornalista che è andato a Sanremo. Allora do la linea a Enzo Guariglia e vediamoci. Ce lo vediamo. Oh, sì. Beh, allora amici cari all'ascolto di Wine Bar Show e non solo, di una Ramocca Sanremo. Beh, non poteva mancare la voce di Radio 101 solo per numeri 1, Dottor Felix. Ciao Felix. Hello. I'm back again, the official in the house to make it feel your nice, yo. Down a place to be with some Raymo, with my Raymo, my Damo, my Shamo, my Pimo. Let me see you get down and do this Rato. Yo, buonasera a tutti. Dottor Felix, come hai visto questa prima serata del festival? Veramente Naomi. Poi come si chiama quel ragazzo che ha fatto Pensa. Moro, Federico Moro. Allora, Moro, Naomi Moro, vi adoro, vi amo. Siete il nostro futuro, siete voi, solamente voi. Andrete avanti, io prego veramente Noemi, con un pezzo che ha fatto con la signora con i capelli rosso. Come si chiama la? Fiorella Manoia. Fiorella.
e non mi annoio, e non mi annoio, non mi annoio, non mi annoio. Fiorella, ti voglio bene, nomi, sei numero uno, dimmi. Numero uno, Fredina, Dottor Felix. Gambetti Night, solo per numero uno. Gambetti Night, Gambetti Night, e voglio salutare i miei amici della campagna, certo. I miei amici di Napoli. Oh, Benevento, c'è anche un amico di Salerno, l'uomo del tombino. Grande Salerno, sono stato vicino a Salerno, a Cavi dei Tirreni. Ok. Fantastico. Pace e amore a tutti gli amici di Cavi dei Tirreni. Ok. Dottor Felix, Radio 101, solo per numeri 1. Ok, schiaccio, give me 5. Ok. Alright. Alright, oh yeah, fuck. Bene, ci siamo gustati questo servizio da Sanremo e adesso torniamo a parlare un attimo della nostra. Però non hai parlato del baccalà che abbiamo gustato, che era una il baccalà era buonissimo. Ma quello era proprio guardate, veramente eccezionale. Era una questi tocchetti di baccalà ma erano fatti, veramente però, molto, molto friabili pure. Bello, adesso bello, vediamo che cosa. Vorrei concludere certo. Su Federico Salvatore, che bisogna conoscere tutto il suo lavoro, perché lui scrive testi, fa della musica meravigliosa ed è un gran talento, solo che voglio dire, una grande concorrenza, lo so, ma voglio dire, diciamo, lui è uno di quelli unici. Bene, sto vedendo invece io apprezzo il talento nelle che persone. Parlando? Che stavamo parlando? Del talento delle persone. Stanno arrivando. No, che stiamo parlando? Del talento delle persone. Stavamo parlando di no, quello. Sì, stavamo parlando anche di un'altra cosa. Stavamo parlando di quello che è arrivato a tavola. Questi sono i famosi. Che sembrano delle cose quasi da dinamitardo. Una scultura, cioè, praticamente. Una scultura, ma anche qualcosa che ha a che fare con i candelotti di dinamite. Ma si può mangiare o si può fare? Vi stiamo proponendo quello che è una variante un po' più moderna del baccalà, diciamo, un baccalà che va a riempire, diciamo, dei paccheri gratinati al forno. Ma si mangia pure la fettuccia qui? Aspetta, no, sì, si mangia tutto. Ah, è pazzesco. Ma guarda che buonissimo. La fettuccia si tocca qua, no? Sì, come vuole. Non si doveva sciogliere. No, mangia. Scioglie, ci si può portare a casa sto pacchetto già fatto. Ah, ecco, ma si scioglie, si apre, quindi si apre, non sì. È che si mangia con tutto la. No, no, si apre, poi si gusta come. Allora è molto buono, molto particolare. E in effetti che cosa ce lo puoi raccontare più nel dettaglio? Allora niente, è del baccalà che viene cucinato con latte, semplicemente, poi viene. Una crema proprio. Sì, una crema di baccalà e va a riempire questi paccheri che poi vengono gratinati nel forno. Ma dentro che c'è il peperoncino? No, non c'è soltanto questa cosa solo da, molto delicata. La coreografia al piatto. Bellissima, veramente molto, molto estetica, molto interessante. Bene, allora veniamo un attimo alla nostra amica che gestisce questa iniziativa interessantissima di paese albergo diffuso. Sì, paese albergo anche. Paese albergo. Ce la racconti un po' più nel dettaglio? Sì, io per ricollegarmi alla ereditarietà dei padri posso solo dire che mio padre non è famoso, però devo dire che da lui ho preso tutta la passione che mi ha spinto poi a tornare qua dopo gli studi universitari a iniziare questo lavoro veramente per scommessa. Quando abbiamo iniziato, sono passati ormai circa 4 anni e mezzo, 5 quasi, nessuno ci credeva che era possibile realizzare una cosa del genere. Invece poi piano piano devo dire che sono io la prima ad essere stata stupita, rimasta stupita dall'evoluzione da e delle grandi soddisfazioni. Quest'idea. Sì. Quindi tutto è partito che abbiamo iniziato a pubblicizzare il posto, soprattutto il centro storico, le abitazioni antiche del centro storico sui mercati esteri, che devo dire danno molta soddisfazione perché hanno una sensibilità e un interesse verso questi luoghi. Quindi ho iniziato a vendere le prime abitazioni, ho seguito le ristrutturazioni per i miei clienti. A volte, devo dire, non era facile fargli capire proprio la struttura del paese, queste rocce, queste cavità, perché dicevano ma forse sono finte, no? Sì, non riuscivano a capire che invece la roccia che c'è è reale, quella su cui è costruito poi tutto il paese. Ma una roccia anche molto duttile, molto facilmente lavorabile. Sì, da quello. Sì, e ogni sì, casa sì. Ha la sua grotta. Questa... Sì, è una roccia. Beh, il tufo è... Sì, ma poi la cosa bella, vedi... Ma è il tufo, no? Certo. Sì.
Sì, sì, la quarta è tufo, sì, abbiamo la conferma che è fresco d'estate e caldo. Certo. Sì, ma ci sono delle caratteristiche. Così particolare questo fatto che ogni casa ha la sua grotta. Sì, sempre. È anche molto interessante quel discorso relativo a queste grotte dove vengono stagionati i formaggi. Che sì, sono... ci sono stagionature di formaggi e di salumi. Il formaggio in particolare ovviamente è caciocavallo di latte vaccino, dei pascoli di questa zona. E poi l'affinatura particolare appunto avviene in queste grotte, che sono ambienti che hanno un'umidità, un tasso di umidità costante lungo tutto il corso dell'anno. Sì, l'abbiamo visitato, e questo sì, facilita poi questo processo di affinatura molto lento, ed è tutto artigianale proprio dall'inizio della produzione alla fine. Senti, i prezzi, perché quello che mi ha colpito particolarmente, perché sono veramente dei gran belli appartamenti, sì. 5-6 posti. Sì, 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 ci sono alcuni abbastanza grandi, altri un po' più piccoli, però diciamo che mediamente 4 persone sono sempre ospitabili. Io non pratico ancora stagionalità, perché voglio quindi sviluppare un turismo lungo tutto il corso dell'anno senza attirare gente in una sola determinata stagione, e diciamo che si parte dagli 80 euro fino ai 200 per fine settimana, a seconda sempre delle persone, diciamo, che occupano. Una famiglia di 5 persone, 6 persone che vogliono venire. Sì, sì, per un fine settimana spende sui 200 euro inclusi tutti i servizi. No, ma fanno 200 euro. Sì, sì. È pazzesco. Quante persone? Almeno 4 persone. Dormire, sì. E mangiare? No, perché sono delle sistemazioni in cui però c'è la cucina a disposizione, quindi una famiglia si può autogestire. Però io sinceramente suggerisco sempre di visitare i locali che ci sono qui a Calitri e assaggiare, ovviamente. Dove c'è veramente una cucina molto particolare, molto raffinata. Ma se vieni tu a trascorrere un weekend solo per dormire, devi provare anche i prodotti del per luogo forza, culinari. Per forza, fa parte poi certo della tradizione scoprire il posto. Però tu puoi, però c'è qualcuno che lo fa, per esempio. Tipico, attenzione, puoi portarti il prodotto. Puoi andare in giro per le grotte e comprare i formaggi e, cose, poi andare in casa e con calma a degustarli. Cioè, voglio dire, non è necessario andare nel ristorante, uno può anche fare una scelta di andare in giro. E se voi venite su quel bancone, se gli operatori possono in qualche modo inquadrarlo, ci sono dei prodotti tipici che sono davvero eccezionali, insomma, sono qualcosa di incredibile, che sono produzione locale. Quindi se uno compra questi prodotti, che sono chiaramente anche in vendita sul posto, compra il vino locale, qui abbiamo un territorio di vino, e poi l'amico ci può raccontare anche un po' quelli che sono i vini della zona, estremamente interessante, compra dei formaggi, compra un pane tradizionale, che è questo. Bene, io penso che possa tranquillamente tornare a casa e organizzare una grande cena con i propri amici, con una veduta straordinaria, perché aprendo queste finestre, questi balconi, io mi sono trovato di fronte a uno spettacolo che mi ha ricordato il famoso "Da qui in Messere si domina la valle", quel che vedete è così, credo che sia l'Orlando, qualcosa del genere. E quindi è veramente un posto. Quello che notavamo oggi è che non c'è assolutamente un minimo inquinamento acustico, no, proprio no, con i cameraman c'era un silenzio ambientale. Infatti un invito che io faccio realmente ai nostri amici telespettatori è quello di venire a Calitri, di contattare la nostra amica che fa parte di un'associazione. Io ho un'agenzia immobiliare, si chiama Porta d'Oriente, e quindi sono, ovviamente lavoro soprattutto con internet. Bene, e da lì come ricevo... si può trovare su internet? Se i nostri amici che sono... Il mio sito è internet www.portadoriente.org. Perché Porta d'Oriente? Perché Calitri è indicata come la Porta d'Oriente, dato che noi siamo a cavallo tra tre regioni, quindi dal Tirreno si passa all'Adriatico, seguendo la Valle dell'Ofanto. Senti, su cui affaccia a proposito Calitri. Di Calitri, ho avuto il piacere di incontrare il vostro sindaco. Sì. E allora vorrei mandare questo piccolo contributo. Prego. Filmato. Siamo in compagnia del sindaco di Calitri, il signor Giuseppe Di Milia, che sono già 4 anni che è sindaco di questo splendido borgo, perché realmente devo dire che Calitri è un posto che, una volta che l'hai conosciuto, lo dico senza veramente smangeria, ti rimane nel cuore. Io sono venuto qualche tempo fa, sono stato ospite di questo stesso locale, dove, ripeto, si mangia un gran bene, veramente un posto molto molto interessante, ma soprattutto sono rimasto colpito dal paese. Come mai nasce questo progetto di ristrutturazione così particolare?
Innanzitutto voglio ringraziarvi per le belle parole che avete detto di questo paese, ne siamo orgogliosi come calitrani di avere un borgo così che ricorda le nostre origini, le origini dei nostri genitori, dei nostri padri, quella che è stata una storia legata a questi luoghi, di cui vogliamo valorizzarne la tradizione, la storia, la cultura, per far sì che tutto questo non venga perduto e perché tutto questo sia occasione di sviluppo, come questa magnifica trattoria che qui ci occupa, ci ospita questa sera e che sono sicuro può creare occasioni di grande incontro. Anche di... Io ho visto che avete fatto delle iniziative molto interessanti, come questa idea dell'albergo diffuso, queste grotte dove praticamente vengono in qualche modo, possiamo dire, allevati i prodotti tipici, sì, tra cui i provoloncini, molto molto sì, interessante. Una cosa che accattiva molto il turista, ma come mai questi inglesi vengono qui? Perché credo la tranquillità dei luoghi, la bellezza dei paesaggi, poi l'accoglienza, perché no, dei miei concittadini siano fondamentali per far sì che non solo, diciamo, la mente, lo spirito, ma tutto l'insieme contribuisca a far sì che una vita tranquilla, lontana dal rumore delle città, possa... Cosa offre Calitri? Oltre a mangiare bene, oltre alla quiete, oltre, diciamo, questo paesaggio bellissimo? La semplicità e la riscoperta di essere se stessi. Venite a Calitri, troverete tanti prodotti tipici, troverete tanta brava, buona gente e soprattutto troverete voi stessi. Io ringrazio il sindaco della sua grande, grande ospitalità. Io vi ringrazio. Allora, ringraziamo il sindaco di Calitri per questa gentile intervista e mi devo ricordare di un caro amico che è Giulio Cesare, senatore, e la sua Elicina. Quindi mando quella che è il contributo, l'intervista che noi in ogni puntata inseriamo sui suoi cosmetici, che sono davvero estremamente interessanti e curativi. Ciao Pino, siamo qui in compagnia di Giulio Cesare Senatore, amministratore della Bioelisir, che abbiamo già incontrato precedentemente per parlare di un'altra crema che era l'elicina agli estratti di bava di lumaca. Questa volta invece parliamo di Aurora, una nuova crema che nasce in Sardegna. Giulio, parlaci di Aurora. Allora, Aurora è una crema completamente naturale che contiene un ricco apporto di estratti di piante proprio caratteristiche della Sardegna. Tra le altre possiamo citare sicuramente l'elicristo, il ginepro, il mirto e anche il sughero, che è un'applicazione abbastanza innovativa dal punto di vista cosmetico per le sue particolari proprietà anti-aging e di lifting proprio della pelle. In più l'abbiamo arricchita con oro 24 carati, che oltre a darle un pregio proprio per la presenza di questo metallo prezioso, che ha delle proprietà cosmetiche molto interessanti, perché è un rigenerante e un antiossidante della pelle. E per completare l'apporto proprio dei principi attivi abbiamo introdotto anche un rappresentante del regno animale con il miele di corbezzolo, che è un miele molto pregiato prodotto in Sardegna. Tra le altre bene, cose. E alle persone che vogliono acquistare questo prodotto? Allora, la possono richiedere in farmacia oppure possiamo invitare le persone a chiamarci per avere maggiori informazioni e per eventualmente ordinarla, perché noi spediamo in tutta Italia senza nessuna spesa aggiuntiva, quindi invitiamo le persone a contattarci al numero in sovraimpressione e a visitare il sito, che è www.auroracosmesis.com. Bene, grazie a Giulio Cesare Senatore. Pino, a te la linea. Bene, siamo tornati alla nostra tavolata, siamo tornati alla nostra chiacchierata, sempre qui da Calitri, e stavamo parlando col nostro amico giornalista, che ci stava dicendo delle cose piuttosto interessanti. Beh, due curiosità. La prima è che a Torre Cuso, in provincia di Benevento, la patria dell'Aglianico, certo, c'è un'azienda vitivinicola che di nome fa Torre a Oriente.
Ah, quindi ci potrebbe essere addirittura un binomio. La prima. La seconda, stiamo degustando un vino bianco della tenuta del Cavalier Pepe. Ah. Molti conoscono Milena Pepe, che è l'enologa vignaiola di questo vino, ma pochi sanno che i genitori di Milena, molti anni fa, andarono in Belgio da emigranti e lasciarono i terreni. Questa figlia è nata in Belgio, è tornata qui in Irpinia, ha visto quei terreni e ha detto: papà, io divento enologa, ma torno in quella zona. Beh, questa è una storia per lavorare molto bella. Quella vigna e fare dei vini. È una cosa che a me fa caponare la pelle, certo, perché io ho conosciuto Milena, l'amore che mette in questo suo lavoro, e trovare qui questa sera questo vino bianco che è fantastico. Sì, questo è il Nestor, se non mi sbaglio. Greco di Tufo. Greco di Tufo. Mi fa particolarmente piacere, perché è un valore aggiunto a questo momento veramente eccezionale. Noi lo ringraziamo, perché era una nota che andava fatta. Ma ci sono molti figli d'arte nel campo dell'enologia, devo dire. La verità è che ce ne sono. Indipendentemente dalla grandiosità di un padre, ci può. C'è l'ereditarietà genetica che comunque preme nel mandare avanti una cosa o nella voglia di costruire fare qualcosa. Quindi diciamo che alle volte le cose, magari io avrei fatto il pittore anche se non avessi avuto un padre così. Beh, era nell'etimo tuo DNA. Io l'ho fatto perché sono un ribelle. Quindi sei andato contro la volontà di papà? Ma sono andato contro tutte le volontà, io ho sempre fatto di testa mia, quindi uno è propenso anche a peccare se ti dicono che non lo devi fare, è la storia della vita questa. E quindi io so che però adesso tu stai, hai iniziato un'attività, possiamo dire un'iniziativa molto meritoria, che è quella di diventare tutor di artisti. Hai creato un tuo museo, sì, praticamente. Sì, non è un'attività. Come possiamo raccontarla? Deriva io praticamente non andavo in giro quando mi sono misurato con la volontà di fare il pittore o esporre la mia pittura, non andavo a raccontare in giro che ero figlio di mio padre. Avevo un nome d'arte che era il Van Roy e basta. E quindi ho avuto un'esperienza, come tutti hanno avuto l'esperienza, molti pittori, di avere delle porte chiuse in faccia e cose di questo genere. Da questa mia esperienza è nata la voglia di aprire una breccia in un ambiente molto difficile, e ogni anno seliziono 6 artisti. Che ho visto qualcosa. Sì, hai visto delle cose che sei stato molto carino, perché ti sono piaciute moltissimo. Sono una bellezza e di una luce che sono qualcosa di impressionante. E praticamente io li ospito con 3 opere ognuno, ne seleziono 6 l'anno, e li tengo per un anno nella mia galleria, la Dalí Art Gallery, e poi alla fine dell'anno, nel corso di questo tempo, io scrivo una bella critica su ognuno di loro, creo un catalogo e li presento in una mostra che si intitola In mostra con Dalí, dove saranno in mostra insieme a me e insieme a delle opere di mio padre fatte da me. Questa mostra si terrà il 15 maggio, tanto per non far sapere nulla in giro, alla residenza Farnese, vicino a Piazza Farnese a Roma. E sarà so addirittura chi è la tua addetta stampa, la possiamo dire, no? Beh, me l'hai presentata tu. Questa è una piccola cosa tra di noi, ci siamo fatti una. Posso fare il nome? Facciamo il nome, perché è una grande giornalista. Sì, è bravissima, in gamba, bravissima. Io la vedo domani appena rientro. Dire che, e si chiama Angela Jantoska, una giovanissima ragazza che poi viene anche da queste zone, perché Jantoska è una località della Vellinese. Credo fosse russa. No, Jantoska sembra russa, no, assolutamente. Avellinese è una ragazza molto in gamba, adesso è stata, diciamo, a detta stampa di uno spettacolo prodotto da Carissimi Amici, che è l'ebreo interpretato da Ornella Muti, adesso è a detta stampa di Valeria Marini e sta facendo tante cose molto interessanti, nonostante la sua giovanissima età. Io penso che... Beh, a volte non conta l'età, ma conta la capacità di fare la grinta e la capacità anche di relazioni, perché poi, come il nostro amico giornalista ci insegna, avere relazioni con tutte le testate più importanti, con le emittenti, con i programmi, eccetera, permette realmente di ottenere dei grandissimi risultati. Posso fare il nome di questi artisti che ho selezionato? Certo, devi fare il nome, anzi io avevo addirittura pensato di far vedere queste opere, quindi adesso tu farai il nome di questo artista, poi manderemo dei piccoli contributi filmati che
racconteranno i vari artisti. Allora, il primo allora io li numero da 1 certo. a 6. Senza però chiaramente una scaletta di priorità. No. Io praticamente il primo che ho selezionato è il numero 1, il secondo numero 2, perché tutte le iniziative che poi farò in futuro verranno praticamente, si parte sempre dall'1. Il primo che ho selezionato è Vittorio Angini, che è di Arezzo, e, diciamo è un, potrei definirlo un'introspezione eclettica, un aretino. Bene, allora a questo punto vediamo le immagini. Benissimo. L'universo creativo di Vittorio Angini è il frutto di una profonda esplorazione dell'artista che, partendo dalle radici del pensiero umano e sviluppandosi come i vividi colori delle sue opere in ogni direzione, in vibranti, fantastiche esplosioni controllate dalla sua ricerca, per sondare e possibilmente approfondire gli indefinibili spazi multidimensionali della percezione spirituale, sembra proiettarsi nella continua e sterminata metamorfosi di ogni concetto artistico, quasi a cercare nei meandri della propria coscienza l'origine primordiale dell'esistenza dell'uomo e delle proprie emozioni. Abbiamo visto le immagini di questo nostro amico pittore. Fra qualche minuto torneremo su un altro dei tuoi amici pittori. Benissimo. Però a questo punto volevo un attimo la tua volontà di fare questa puntata. Da che cosa è stata dettata? A parte dalla simpatia che abbiamo reciproca, ma perché hai voluto portare Wine Bar qua? E poi raccontaci anche brevemente la tua attività, per poi tornare ai nostri amici comici che avranno tanto da dirci. Allora, io ho ricevuto un vostro invito per la puntata di Salerno, è stata un'esperienza stupenda, ci è piaciuta tantissimo e da lì appunto abbiamo deciso di portarla qui a Calitri. Io vorrei che da lì. Io vorrei però che da questo incontro nascesse soprattutto qualcosa con Van Roy. Perché io credo che tu sei un valentissimo orafo, hai una grande creatività. Ma buttato via. Sì. Ha visto le cose che facevo io, ha detto che non gli sono piaciute, che lui mi avrebbe bocciato se io. Ma dai. È una vera bugia, perché ho avuto la fortuna per il momento di vedere solo il sito e insomma ci sono opere favolose. Io da parte mia sto cercando di fare dei pezzi artistici, che però al momento colloco nell'artigianato artistico, perché in attesa di riconoscimenti è tutto un po' da vedere. A questo punto, però, a proposito di riconoscimenti, vorrei un attimo sapere che cosa stiamo mangiando, anche molto rapidamente. Ma è buono, guarda. Buonissimo. Questo si chiama baccalà. Vi stiamo mangiando sempre il baccalà. Questo è un piatto della tradizione, perché il suo nome specifico è baccalà alla Uolanegna. La chiamiamo qui a Calitri, alla Uolanegna. C'è un termine che deriva dal Walana, cioè il portatore di buoi nei campi con l'aratro dei tempi passati. Esatto. Un termine che deriva, non so. Come viene fatto? Viene semplicemente bollito il baccalà e poi viene fatto questo olio soffritto leggermente piccante e viene messo sopra, diciamo, per dargli più sapore. Perfetto, è veramente molto molto gustoso, molto buono. Allora, torniamo un attimo ai nostri amici. Cosa avete fatto nella vostra carriera? Raccontiamoci. Una cosa prima che ci dimentichiamo e ci teniamo a dire, perché ci fa piacere che mo ad aprile torniamo di nuovo negli States, in America, con due spettacoli ad Atlantic City a Boston, oggi ovviamente per la comunità italiana. Però qual è uno spettacolo che farete? No, uno spettacolo nostro di cabaret. Risate esportate. Come si chiama il titolo? Buon divertimento. Ah, ebbe un titolo più onomatopeico. Onomatopeico. Sì. E poi sono 22 anni perché, che... Perché noi, essendo stati 20 anni a Torino, noi abbiamo lavorato insieme, noi Beppe Grillo, Mazza Maure, Gigi Andrea, tutti questi Beruschi, stavamo nella stessa agenzia, però lì si faceva un cabaret un pochettino più affinato. Ebbene, noi abbiamo preso un po' di noi, ecco, però con la verve napoletana, no? La cosa che veniva mi piacerebbe tantissimo, abbiamo creato un ibrido. Mi piacerebbe vederla una vostra gag veloce. Ecco, come dobbiamo fare. Possiamo dire che noi siamo i fate bene fratelli. Questo vuol dire che siamo veramente fratelli. A meno che mamma e papà non ci hanno raccontato una fesseria a tutti e due. Io sono il più vecchio, quello che è nato prima. Io sono il più giovane, quello che è nato dopo. Infatti vi posso assicurare che appena sono nato, la prima cosa che mi sono trovato davanti agli occhi è stata chissà. Beh, e sarà tanta paura, me ne stavo rientrando. Però ormai ero nato. Però per questo fatto che siamo fratelli, no? Tante persone si chiedono.
chissà se questi due vanno d'accordo, se litigano. No, no, noi non litighiamo mai, sapete perché? Perché il nostro accordo si basa sulla divisione del 50% su tutto. Quindi, però sta sempre qualcuno anche donne? Sì, 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 su tutto. Però se sempre qualcuno un po' più curioso. La stessa donna in due. Qualcuno magari un po' più interessante dice, ma voi siete contenti di essere che fratelli? Che domanda assolutamente. Rispondiamo, siamo contentissimi, dato pure se non eravamo contenti. Mi potevamo andare solo tutti e due. Però precisiamo. Ma a proposito, logicamente, sono anche sorelle. Voi, sì, precisiamo che più che contenti di essere fratelli, noi siamo contenti di essere i fate bene fratelli. Sì, sì, i fate bene fratelli, appartenere a questa nostra bella e magnifica Italia. Vabbè, a me mi pare Giuseppe Mazzini, però ha ragione, che poi siamo qui, siamo a tavola tra amici, diciamo la verità, e questo posto ne è testimone, che nonostante i guai e i casini che ci stanno in Italia, grazie a questi paesi, contrate città, è il più bel paese del mondo. E poi l'Italia perché è bella? Proprio perché c'ha tante città, tanti paesi, uno più bello di un altro. Non so, per esempio, a Bologna si mangia bene, a Milano si lavora, Napoli canta, Genova conta, Roma doma, Venezia un merletto, Firenze stanotte si beve in un mando di stelle, Taranto Nino, Pisa, vituperio delle genti, si volta le spalle a Milano, avuti spango pa, Brescia, Leonessa, Genova, Superba, Napoli, Milionari, Trapani, ma son tamore, che tribole, tanto, sì, è Trapani, basta. Viva l'Italia. Pisa. Pesa per chi posa. Meglio avere un morto in casa che un lucchese. No, che un sassarese. Che un pratese. Che un civitavecchiese fuori dalla porta. Napoletano. Arche di bocca e strette di piemontesi, mano. Piemontesi. E cortese. Toscanini. Mangia fagioli a me copiatini. Veneziani. Gran signori. Padovani. Gran dottori. Veronesi. Magnagatti. Vicentini. Tutti matti. Veronesi tutti matti. No, signor Magnagatti. No, Magnagatti. Tutto Magnagatti. Magnagatti. Ho visto un'altra sera, usciva ancora la coda. Posso qua. Basta. Viva l'Italia, che si dovrebbe chiamare crisi, a così poi ci chiameremo crisantemo, ma che si sceglie? La crisi in furia tutto aumenta, zucchero, latte e proprio aumenta. Questo è il dilemma, cosa mangiare? Ma anche il patano per più comprare, cosa ci metto dentro al mio frigo? E chieda a chi porta i soldi a Zurigo. Il carosello aveva ragione, già ci diceva fate attenzione, il canaoro reclamizzato e a peso d'oro viene pagato con superissimo, vuoi scappare, tanto il suo prezzo non puoi pagare per un corredo, sai cosa fare? C'è sempre zucchi che da rubare, se vedi l'olio nella lattina o guarda e compro una margarina. Andando avanti di questo passo faranno così una pubblicità. Denti bianchi? Sì. Denti sani? Sì. Come mai? Non mangi mai. Il tasso aumenta in ogni banca e a noi ci danno fumata bianca, fumata bianca, fumata nera, fumata verde, fumata gialla, fumata rossa e fumata blu. Mi sono fottuto, ma pure tu. Noi già vediamo Montecitorio con gli onorevoli in concistorio, breve preambolo, presentazione ed ecco inizia la discussione. Che gran casino, che confusione, mai visti insieme tanti comunque questa metà mia nostra. In italiano così si mostra. Oggi chi vuole parla a chi vuole. Noi non vediamo, noi non parliamo, noi non sentiamo. Fraternamente vostri. Mangiamo su baccalà. Questo è un po' il biglietto da visita nostra. Complimenti. Devo dire, dei tempi veramente assolutamente ritmi. Io sai che sto. Sai perché la guardavo? Perché è bellissimo. No, a parte la guardavo, perché è un guai che mi porta a visitare questi appartamenti ristrutturati. Perché un cliente che va là, perché si mette a guardare un appartamento? Voce catena in fronte, mi sento più domare, ma chi va poi scordare, voce che ha ragionato. Ti immagini avere loro come clienti? Mamma mia! Sarebbe dura, Comunque, vendite il cabaret. Ranieri potrebbe piacere, il lato di Van Roy. Però io vorrei un attimo tornare a Van Roy, perché Van Roy giustamente vuole raccontarci anche chi sono gli altri pittori. Certo. Allora, abbiamo parlato del primo, vogliamo presentare il secondo? Il secondo si chiama Graziano Peretti ed è di Oppeano e nei suoi lavori sono coloratissimi e ricordano vagamente un Van Gogh moderno, ma è anche questo è una selezione, uno di quelli che Allora, anche per questo, molto. Adesso vediamo un attimo questo contributo video. Benissimo. Armonia delle forme, costante equilibrio compositivo e gioia di vivere nella configurazione della bellezza quasi ci aggrediscono bonariamente non appena ci poniamo in contemplazione dell'opera dell'artista veronese Graziano Peretti. Intrufolare lo sguardo nelle policrome opere di Graziano Peretti è come uscire virtualmente dall'oscurità di una tempesta per ritrovarsi in luoghi fantastici, realmente visibili e resi magici dalla miriade di luci e colori che
che solo un artista sensibile e sognatore come Graziano Peretti è in grado di trasporre sulle sue tele nel suo personalissimo stile. Nella variegata e consistente opera dell'infaticabile Graziano Peretti emerge prepotente il desiderio di comunicare le proprie emozioni e la propria gioia di vivere attraverso la magistrale capacità di gestire forme e colori propria di un direttore d'orchestra. Bene, a questo punto io direi di tornare a parlare dell'altro pittore che ancora tu vuoi presentarci, perché sono sei in pratica. Sono sei. Gli amici pittori che... Il terzo è una donna, si chiama Ileana della Matera, vive a Colico, in provincia di Como, sul lago, e dipinge delle marine strepitose. Marine sono praticamente degli scorci di mare. Esattamente, non sono delle donne che si chiamano marine. Delle marine sono madre. Comunque sono molto appassionato al mare, lei si sposta, fa dei viaggi proprio per andare a contemplare il mare, ma fa anche altre cose molto, molto belle. Bene, allora vediamo un attimo anche questo ulteriore contributo filmato. Per apprezzare al meglio le opere di Ileana della Matera, e in particolar modo i suoi paesaggi marini, bisognerebbe essere in grado di nuotare nel bel mezzo di una tempesta. Profondo blu è la definizione che subito mi sovviene pensando alle sue opere, perché malgrado l'artista capace di spaziare egregiamente in numerosissime tematiche, l'infinito mutare degli elementi liquidi, definito mare, con le sue molteplici sfumature, è divenuto per l'artista quasi motivo di vita, di studio e di impegno personale, sollecitando continuamente il proprio talento alla quotidiana sfida riproduttiva alla meraviglia estetica della natura. Allora, io prima di tornare poi a Van Rooij e di farci raccontare un attimo gli altri tre amici pittori che presenteremo poi in serie, in effetti, certo, racconteremo i suoi loro nomi e poi vedremo questo filmato complessivo. Volevo chiedere un attimo a Luciano, questo gioiello che sta indossando Barbara, di che cosa si tratta? Allora, il pezzo che vediamo sul braccio è un bracciale realizzato con fusione a cera persa e microfusione a cera persa, quindi vado a creare un modello in cera su cui poi si fa uno stampo in gesso, facendo fuoriuscire la cera. Perfetto. Si crea un negativo per iniettare poi dell'oro fuso. E la cosa bella è che è stato realizzato in un pezzo unico, fuso bellissimo, in un unico pezzo. Bellissimo. Una bella cera. Invece quello che lei il bracciale ha... o... Invece poi al collo, sempre con la stessa lavorazione, sul centrale possiamo notare un bassorilievo intagliato con delle margherite su avorio fossile di mammut. Cosa? Avorio fossile di mammut. Avorio fossile di mammut. Famoso mammut. C'è il mammut, quello dell'era glaciale. Del dai 15-20 mila anni di fossilizzazione. È possibile. Vengono estratte le zanne in Siberia, diciamo è l'unico commerciabile certificato. Perché poi naturalmente quello di elefanti, insomma, è... No, scusate, questo adesso è una cosa che merita un approfondimento. Cioè, in pratica si può commercializzare la zanna di mammut preistorico che è estinto, che è estinto, e quello di elefante no, gli elefanti no. E perché? Per l'elefante aspetteremo altri 15.000 anni e poi magari... Cioè, questo lei porta una cosa di mammut, con lo stesso epoca del bradipo, di quella dell'era glaciale. Con i miei nipotini mi sono fatto una cultura. Cioè, ma ti rende conto di che tiene? È una cosa bellissima, però pazzesca. Beh, no, ma veramente. Sei veramente convinto di questo? Sì, è certificato, c'è un'azienda di Arezzo che lo importa, io sono... ho la diffusione. È lei che indossa il gioiello o è il gioiello che indossa lei? Beh, è il gioiello che indossa lei. Sì, si fondono e diventa un tutt'uno. Da dove viene? Vengono estratte in Siberia. Che penso che diciamo con i ghiacci con una notizia così traumatica che praticamente noi poi, ancora oggi utilizziamo questi poveri mammut che io vedevo come animali dispersi, come animali ormai estinti, maciati. È l'arte del riciclo, anche l'arte del riciclo. Sì. Comunque è bellissimo. A questo punto poi invece abbiamo tutt'altro ed è un pensiero, un omaggio per una base ceramica artigianale montata con onice e argento laminato oro. Grazie.
Guarda, è bellissimo, veramente. Per i fate bene, fratelli, ci organizzeremo. Cercherò di fare qualcosa di personalizzato. Bellissimo, complimenti. Grazie, davvero, grazie. Un omaggio per tirannosauro. Ecco, allora, un dente di tirannosauro Rex, praticamente. Allora, torniamo un attimo a l'amico Van Rooy e alla sua collezione di artisti. Un altro componente di questa, chiamiamola squadra, prima squadra, si chiama Fausto Ciotti e vive a Bastia Umbra. E lui è quello che ti è piaciuto anche quello moltissimo, sì, quegli scorci di campagna, sì, meravigliosi. Veramente qualcosa di incredibile. E poi avremo ancora in sequenza, poi abbiamo Loredana Bendini che fa degli affreschi dei cementi, delle su tela poi affrescati, quindi con l'antica tecnica dell'affresco, e infine Ada Cardilli che ricorda un po' l'Egitto, quelle cose della magia, sì, con quei volti particolari, sì, insomma sono tutti artisti che ti hanno colpito molto e che hai detto delle cose bellissime che purtroppo non sei riuscito a ripetere nello scriverle, perché sì, tu hai detto, hai fatto un'espressione. Sono davvero rimasto folgorato quando sono stato nella sua villa e ho avuto l'occasione e la possibilità di visitare questo museo. Io veramente sono rimasto colpito. Velletri. Nei paesaggi, prevalentemente umbri, di Fausto Ciotti, è la bellezza della natura, fedelmente riprodotta, a stupire lo spettatore. Luci, ombre e colori stagionali si alternano compostamente negli squarci di luce, sapientemente collocati in opere perennemente fresche di pittura, in cui regnano, come silenti testimoni del tempo, l'armonia delle forme e del colore, in cui sembra quasi di percepire sommessamente alcune liriche immortali, ancora fresche di gioiosa ispirazione, del grande Giovanni Pascoli. Loredana Bendini è un'artista a tutto campo, perché le sue raffinatissime creazioni sono il sunto di una vita artistica totalmente dedicata allo studio di tecniche fantastiche, tra le più raffinate. Come queste meravigliose tempere a fresco, collocate sapientemente sulla tela. La peculiarità di Loredana Bendini consiste nel non accontentarsi mai dei magnifici risultati quotidianamente ottenuti grazie alle sue straordinarie attitudini. La minuzia dei suoi tratti e il preciso uso del colore nelle sue creazioni la avvicinano sempre di più ai livelli rinascimentali dei suoi archetipi, e il suo impegno tra questi straordinari colori, queste antiche porte, portali ricavate in parte dalla sua fantasia e in parte dalle visioni che ha di paesini antichi, sono il frutto di una meravigliosa e straordinaria bravura. E questa è Ada Cardilli. Nei volti enigmatici di Ada Cardilli è facile scorgere l'infinito dell'universo umano attraverso la luce di uno sguardo e viaggiare sulle ali della fantasia attraverso squarci temporali in luoghi remoti e nei paesaggi tempestosi del mistero che da sempre affascina l'umanità. Dai colori e le atmosfere egizie di donne, dal fascino irresistibile, dalle luci magiche di un temporale estivo, visionare le opere di Ada Cardilli è come immergersi nell'oscurità del cosmo per restare in attesa dell'astro designato alla guida del nostro destino. A questo punto però abbiamo una piccola sorpresa per Van Rooy. Perché? Perché qualcuno ci ha detto nell'orecchio che domani è una ricorrenza particolare. È vero? Compio 13 anni. Compi 13 anni. Porti allora, io lo so, volevamo proprio a proposito di questo, e mi auguro che le camere siano ancora accese, siano ancora pronte per riprendere, spegnere con te una particolare torta di candelina. Sapendo di trasgressivo e sapendo di praticamente al di fuori di ogni schema, abbiamo pensato ma che carine, di fare una torta su un provolone.
Cioè, ma è allusiva la cosa? No, perché sai, legato al territorio, no, perché, d'arte. Sì, ma attenzione che provolone umano è tutta un'altra cosa. No, non vuole essere assolutamente un racconto di questo tipo. Vuole essere invece un omaggio di questo territorio che fa di questo un prodotto dell'arte. Perché questo che tu adesso vedi lì con queste candeline è un prodotto che è stato per molto tempo all'interno di una grotta come questa a stagionare, perché un prodotto del genere è una piccola opera d'arte. Quindi noi abbiamo pensato, proprio perché legati a questo territorio, di far sì che tu per il tuo compleanno avessi una torta speciale. Beh, una torta con la muffa, ma una torta che racconti la tradizione e i prodotti tipici di Cariti. Penso che siete stati una con la tradizione, con la muffa, con la muffa. Sì, perché nel senso perché io non compio 13 anni, bensì 92, quindi a questo si è soltanto un modo per legare. Quindi io vorrei proprio nel momento in cui chiudere questa puntata di Wine Bar molto particolare, molto speciale, ringraziando tutti gli amici che sono venuti questa sera, ringraziamo soprattutto Caposella che ci ha permesso di fare questa puntata, Van Roy che è venuto stasera con me, ma tutti veramente col cuore, e vorremmo vedere che Van Roy spegnesse. Io ti farò un finalino. Le candeline. Non c'è tempo di raccontarvi una barzelletta famosa, fenomenale, ma che grosso modo era quella di quel tizio che non riusciva a spegnere perché parlava così, che la raccontò a Salci in un modo meraviglioso, e alla fine dice: ma parla l'ingegnere che forse ma avete svegliato questa cosa qui, e faceva così e le spegneva così. Però io so che tu ce la fai, signori. No, ma non ho fiato. Finiamo con le bugie. Dai, vado. La facciamo? Allora, ce la facciamo? Ma con gli sputini o col soffio? Col soffio. Vai, avvicina tu. 1, 2, 3. Signori, grazie, buona serata. Ciao. Un prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti. Auguri. Grazie.